Sembra un brutto sogno, ma non lo è. Sembra un bruttissimo sogno, ma non lo è. Il Padova di Andrea Mandorlini crolla, crolla letteralmente sotto i colpi del Modena di Michele Mignani. Finisce 3-0, 3-0 allo stadio Braglia dopo la sconfitta patita all'andata nell'ultima partita del 2020, nel turno pre-natalizio, lo scorso 23 dicembre del 2020, il gol di Spagnoli. E decise il match del Lugano, il Padova crolla letteralmente sotto i colpi del Modena, sotto i colpi della formazione quarta in classifica che rafforza il quarto posto e adesso punta anche a essere la miglior quarta all'interno del panorama della Serie C per quanto riguarda la lotta playoff che potrebbe anche interessarci tra qualche settimana perché il Padova ufficialmente non è più primo in classifica, perde la leadership della classifica in favore della Perugia che dopo la vittoria 3-0 ieri pomeriggio in quel del Benelli contro il Ravenna aveva sorpassato almeno per una notte, speravamo almeno per una notte. Non è stato così, non è stato così, neanche un punto era fondamentale, muovere leggermente la classifica, conquistare un punto perduto in trasferta. Attenzione a questa statistica. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate lontano dalla città del Santo per la formazione biancoscudata. Sono numeri davvero preoccupanti perché la prossima settimana, tra 7 giorni, più o meno a quest'ora, il Padova scenderà in campo per la penultima giornata al Cabassi contro un Carpi che quest'oggi, da pochi minuti, è finita la partita riguardante la formazione di Pocheschi, che ha perso 6-1. Ha perso 6-1 il Carpi contro la Feralpi Salò, avversario del Perugia, nell'ultima giornata di campionato. Ma adesso le nostre avversarie non sono più da considerare perché il Padova deve pensare solo a se stesso, a fare 6 punti contro Carpi e San Benedettese e poi sperare che il Perugia, ma anche il Sud Tirol non facciano gli stessi risultati. Attenzione a domani sera perché al Nereo Rocco nel Monday Night, nell'ultimo posticipo stagionale al Nereo Rocco tra Triestina e Sud Tirol, si deciderà una grossa fetta della promozione, chi andrà in Serie B tra Sud Tirol, il Perugia e tra il Padova. Chi andrà in Serie B? Chi andrà in cadetteria? Tornando al match di oggi, sembra un brutto sogno. Torno alle prime parole che ho detto in questo video perché è anche difficile trovare le parole per commentare una partita che non c'è stata. Il Padova che forse è rimasto negli spogliatoi, una sola conclusione in porta, nella porta difesa da Gagno questa sera allo Stadio Braglia. Al terzo minuto il tentativo da buona posizione sbagliato, ahimè, purtroppo, da Cosimo Chiricò, che rimane così a 7 gol e 6 assist con la maglia biancoscudata. Non è solo mancato comunque Cosimo Chiricò, è mancata l'anima, è mancata. È mancato il cuore e le palle che avevo chiesto, che avevo scritto nel titolo questa mattina per caricare l'ambiente, perché tutti i tifosi biancoscudati speravano in un diverso, in un diverso risultato questa sera allo Stadio Bragli. Almeno un punto per tornare lì davanti che speriamo di esserci a questo punto il prossimo 2 maggio, nell'ultima partita a Lugano contro la San Benedettese. A questo punto pare certo l'esito che si deciderà negli ultimi 90 minuti, sperando ovviamente di espugnare il Cabassi, di ritornare a muovere la classifica. La partita dello Stadio Braglia in pochi istanti. Gol di Luppi al 27esimo su un'azione prolungata della formazione di Michele Mignani, che vede una grossa progressione di Spagnoli che
lascia il pallone a Luppi che dal limite dell'area fa partire un destro che batte Dini per il gol del vantaggio. Un tiro rasoterra molto molto forte che sorprende il portiere ex Trapani e Avellino. Il Padova non reagisce, purtroppo il Padova non reagisce. Dopo il tentativo di Chiricò al terzo minuto non si è più visto in attacco. Questo è un dato davvero molto molto preoccupante anche per la prossima partita, per le prossime partite, perché comunque anche se la Padova non dovesse centrare la promozione diretta ci saranno altre partite per quanto riguarda la lotta playoff. Però per quanto riguarda la lotta playoff ne parleremo probabilmente a questo punto più avanti. Ecco, dopo il gol di Luppi che sblocca il match al 27esimo, stesso esito anche nella ripresa, fuori Firenze, dentro Bifulco, ma no, la musica non cambia, è sempre il Modena a creare occasioni da reti. E il contatto in area di rigore tra Pelagatti e Pierini viene giudicato da Gualtieri come calcio di rigore. Dagli 11 metri non sbaglia l'ex attaccante di Cosenza e Ascoli che raddoppia per la formazione emiliana al 53esimo. In pochi minuti il Padova si vede annullare due reti, prima a Rossettini per posizione di offside e poi a Bifulco per un tocco di mano all'interno dell'area di rigore, e Muroni al 66esimo firma il tris per il Modena in contropiede, batte Dini in diagonale per il definitivo 3-0. Da commentare anche l'espulsione per proteste di Matteo Mandorlini nel finale. È una sconfitta che è davvero... non mi sarei mai aspettato, un brutto sogno. Tutta la piazza biancoscudata, tutta la città del Santo sta vivendo un bruttissimo sogno. Speriamo di svegliarci presto, perché con questo atteggiamento domenica prossima secondo me vai a prendere altre sberle al Cavassi contro il Carpi. Cioè, questo è poco ma sicuro. Vediamo gli altri risultati di questa 17esima giornata del giro di ritorno, la 36esima giornata di campionato, che si è aperta ovviamente con il successo della Perugia al Benelli contro il Ravenna ieri pomeriggio alle 17:30. 0-0 nello spareggio più o meno playoff per tra Gubbio e Mantova al Barbetti. Pareggio anche in un altro match molto importante, questa volta per non retrocedere, tra Legnaro e Arezzo, 1-1. Il pareggio 0-0 tra Matelica e Fano. La vittoria esterna della San Benedettese che non doveva neanche partire per Verona e Spugna. Il campo e Spugna, il Gavagnin di Verona 1-0 per la formazione di Montero. 6-1 della Feralpi Salò contro il Carpi, e poi la vittoria 3-0 del Modena contro il Padova. Questa sera, tra qualche minuto, tra qualche istante, invece Cesena e Molese dispesero contro Fermana domani sera, Monday Night, al Nereo Rocco tra Triestina e Sudtirol. Vedremo se la squadra di Becchi riuscirà a sorpassare in un colpo solo con l'ennesima vittoria, l'ennesima prestazione al di sopra delle righe, riuscirà a sorpassare in un colpo solo sia la formazione di Caserta sia la formazione di Matteo Mandorlini. Ragazzi, è andata così, godranno sicuramente i tifosi perugini che arriveranno subito a commentare questo video. Ragazzi, è una... C'è tanta amarezza perché dopo quel pareggio che era occorso alla Bruno Lecchioni tra Fermana e Perugia, personalmente non mi sarei mai aspettato che il Perugia riuscisse a recuperare 6 punti in 3 giornate. E invece è successo così. 2 sconfitte consecutive contro Triestina e contro Modena probabilmente mettono la parola fine per il sogno promozione della formazione biancoscudata di Andrea Mandorlini. Grazie per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.